All'elevato tasso tecnico della Juve Stabia, ottimizzato da Cucchi, il Matera non trova proprio cosa contrapporre. Il gioco dei lucani è tutto da inventare, la grinta assolutamente sopita. Agli stabiesi manca ancora la cosiddetta velocità di base, ma non importa, le verticalizzazioni sono improvvise, i fondamentali eccellenti. Così, salvo la sporadica opportunità per Bitetti, nel match si rappresenta un monologo campano. Nel giro di un minuto, tra il 18° e il 19° le Vespe insidiano Bruno con Incarbona e Pizzo e dopo il tentativo di Tatti sfiorano clamorosamente il vantaggio con Onorato che, benché sbilanciato, riesce a concludere da posizione favorevole. Il gol partita al 39°, pregevole il lavoro di Monti, pallone pennellato per Pizzo. Bravo a trovare la coordinazione per mettere fuori causa Bruno. Subito Cucchi smonta il tridente, fuori Onorato, dentro Rivi. Prima della fine del tempo la reazione del Matera con De Rosa su punizione e l'ammonizione di Incarbona per simulazione. La Juve Stabia reclamerà il rigore anche al 18° della ripresa, in un episodio che potrebbe costituire una svolta favorevole al Matera. Lunerti viene indubbiamente colpito, tanto che a sostituzioni effettuate rimane in campo claudicante, virtualmente fuori dal gioco. Il Matera ha via libera per l'arrembaggio finale, tuttavia confuso, nel quale peraltro i lucani rischiano in contropiede di subire il gol del raddoppio.